ci sono utili poi in pratica, in realtà, per aiutare un settore diciamo, in crisi come il vostro? Ma sono fondamentali perché a maggior ragione adesso che ci sono problemi sia a livello di crisi economica generale che di budget delle amministrazioni pubbliche, bisogna programmare bene per poter spendere al meglio le risorse per portare dei risultati concreti. Quindi noi è una richiesta che avevamo fatto a tutti i candidati sindaci di avere un tavolo del turismo molto efficiente, molto tecnico, ma anche e soprattutto dove si possano esaminare le pratiche prima che vengano deliberate in modo da poter dare dei suggerimenti concreti rispetto alle esigenze del settore, quello ricettivo, ma anche dei pubblici esercizi, del commercio della città. Ecco, si è parlato molto del coordinamento tra le varie manifestazioni, quindi una sorta di organizzazione per non sovrapporre le manifestazioni, ma in questo momento bisognerebbe quasi forse tener conto anche del calendario di apertura e chiusura delle attività alberghiere. Ma questa è una posizione che noi abbiamo già espresso. Alcuni anni fa parlavamo di rafforzare il periodo da novembre a febbraio, oggi l'esigenza è soprattutto di difendere le spalle della stagione, quindi i mesi di settembre-ottobre, i mesi da marzo a giugno, perché ovviamente l'erosione del mercato italiano ci sta portando via clientela nei periodi di media stagione, mentre sulla bassa stagione credo che il problema sia un problema di lungo termine, cioè finché non ci sarà una ripresa solida dell'economia nazionale è difficile che torneremo a vedere i numeri degli inverni degli anni 80 o della clientela di una terza età che si può permettere 2 o 3 settimane di soggiorno. Quindi oggi sicuramente la stagionalità va dal festival alla fine ottobre, dobbiamo difendere questa stagionalità per non correre il rischio di ridurla ulteriormente perché le località turistiche classiche di mare lavorano da aprile a settembre, quindi ancora meno di noi. Ma è una resa sul recupero del periodo invernale che era un po' il fiore all'occhiello di Sanremo? E devo dire che il problema è che dobbiamo arretrare per cercare di riorganizzarci e ripartire. Non è una resa, però dobbiamo prendere atto che per moltissime aziende la gestione nel periodo invernale è troppo deficitaria per poter essere comunque un investimento. Oggi abbiamo alberghi che chiudono già il 30 settembre, vorremmo tornare ad avere tutti gli alberghi aperti almeno fino al 3 di novembre. Vorremmo vedere anche il periodo di attaccatura fra il Festival e Pasqua, di nuovo molto interessante da un punto di vista di numeri. Questo è il presupposto per poter chiedere alle aziende di tornare ad aprire su 10-12 mesi, perché chiaramente bisogna che i mesi in cui si è aperti già siano di buoni risultati da un punto di vista lavorativo.